Tre punti, la prima vittoria in Champions League, è stato un successo importante, mi riferisco soprattutto ai primi due set dove avete dimostrato di avere polmoni ma anche tecnica e cuore. Sì. È stata una partita bella, è stata una partita importante, questi tre punti ci servivano tanto per la classifica in Champions. Dopo la sconfitta a Perugia, questi tre punti ci servono veramente come il pane per cercare di riagganciare appunto Perugia. Abbiamo dimostrato di giocare bene, soprattutto i primi due set. Il terzo set abbiamo, credo che grazie alla battuta al muro, abbiamo fatto sicuramente qualcosa in più di loro e si è visto nei parziali. Sicuramente i primi due set eravamo un po' stanchi, venivamo anche da un mondiale giocato pochi giorni fa, Fuso e quant'altro, quindi comunque abbiamo dimostrato che in campo ci siamo stati bene. Dai. E tu sempre meglio nel ruolo di finto opposto, anche se a forza di attacchi oggi si può dire che hai fatto il vero opposto. No, a me piace questo ruolo perché imparo cose nuove anche in partita. Diciamo che non mi sono dovuto adattare solo io, anche gli altri schiacciatori comunque attaccano sempre palla alta da due, in contrattacco da due non è semplice per uno schiacciatore. E quindi tutti e tre abbiamo imparato a fare cose nuove, quindi questa è una cosa bella. Ricky, tre punti, la prima vittoria in Champions League, ma anche una prestazione corale di cuore e sostanza. Sì, una bella prestazione, sono d'accordo. Si vedeva, secondo me, che avevamo voglia di tornare qui a giocare davanti al nostro pubblico a casa nostra dopo tanto tanto tempo, perché è veramente tanto che eravamo in trasferta, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, una partita importante contro una squadra che gioca bene, abbiamo imposto il nostro ritmo fin da subito e ci siamo presi anche un secondo set che sembrava un po' sfuggito di mano, e questo è un segnale molto importante perché la trasferta in Brasile ci ha un po' forgiato da questo punto di vista, non mollare mai, a stare sempre lì. E adesso si può pensare anche a Cisterna, tra tre giorni è già tempo di Superlega. Adesso si deve pensare a Cisterna perché non c'è tempo di riprendersi un secondo, quindi lo sappiamo, è un bene perché vuol dire che facciamo le cose importanti, e quindi insomma adesso da domattina ci riposeremo un pochino e domani pomeriggio torneremo con la testa focalizzata su Cisterna. Il risultato che volevi però non è neanche secondario con la prestazione che forse non ti aspettavi così buona, ma che è arrivata, di grande sostanza. Su, nel senso che con loro ci giocheremo il secondo posto del girone, ma sappiamo bene che poi dopo ci sarà una classifica avulsa e noi per esperienza passata sappiamo che là a Istanbul sarà un altro lavoro e bisogna scendere un pochettino con questa mentalità, però più decisa, perché dopo un primo set vinto bene, il secondo set siamo andati avanti in maniera pesante, abbiamo recuperato, siamo stati bravi, ma nel andare avanti ci abbiamo messo delle cose nostre e questo bisogna che lo eliminiamo, che bisogna che stiamo attenti a non far bene la seconda, ma se abbiamo possibilità far bene la prima.